5 key points sulla chirurgia dell'area periorbitaria. Punto numero 1, quello che invito sempre i miei pazienti è a cercare di non focalizzarsi su quello che loro pensano sia il difetto, quindi, come si suol dire, non guardare la punta del dito, ma dove punta il dito. Quindi questo lo dico per il semplice motivo perché nella maggior parte dei casi i miei pazienti si lamentano di una dermatocalasi, di un eccesso di pelle nella palpebra superiore, non si è accorto che magari deve semplicemente lifare il sopracciglio verso l'alto. Punto numero 2, questa non è una chirurgia semplice, dove ahimè noto che tantissimi colleghi parlano di qualcosa di banale da eseguire in ambulatorio magari. La chirurgia periorbitaria è una chirurgia delicata, è una chirurgia cui si dovrebbero approcciare soltanto chirurghi dedicati che conoscono molto bene quella che è l'area periorbitaria, che abbiamo esperienza in questo campo, onde evitare sfascelli che se ne vedono di ogni tipo. Mi dispiace dirlo, ma sto vedendo durante le mie prime visite più che nuovi casi, sequele di altri interventi fatti altrove. Questa non è assolutamente una cosa positiva. Punto numero 3, il consiglio che do generalmente al paziente è di organizzarsi per bene, perché questa non è una chirurgia che dopo 5 giorni si è tra virgolette presentabili, è una chirurgia che inevitabilmente comporterà dei lividi e del gonfiore nell'area del volto, dove noi generalmente guardiamo, approcciamo socialmente una persona. Quindi è impensabile dire che in 5 giorni il paziente è a posto. Punto numero 4, è molto importante sempre quando si approccia all'area periorbitaria, in particolar modo la palpebra inferiore, andare a valutare la lassità della palpebra inferiore, perché se questo non viene effettuato, cosa che quasi mai purtroppo viene effettuato da tutti i chirurghi estetici, quello che si verifica è una retrazione progressiva dell'occhio verso il basso. E quando si verifica? A distanza di mesi, nell'immediato post-operatorio, è tutto bello perché è gonfio e supportato. Quando però l'edema andrà via e subirà quella che è la retrazione cicatriziale, ecco che abbiamo il cosiddetto occhio tondo. Per questo che il chirurgo in gamba, il chirurgo esperto, va a prevedere questa cosa. E mi riallaccio al punto numero 5. Nel post-operatorio molto spesso l'occhio ha un'ipercorrezione verso l'alto, ma non rimarrà così, serve solo ed esclusivamente per evitare questo tipo di risultati.